Eccoci, tornati in diretta con il nostro appuntamento mensile Market Star, nel quale facciamo un bilancio ogni mese dei mercati azionari, ma anche parliamo di investimenti, cerchiamo di fare un po' il punto delle tendenze, insomma, che si sono manifestate in questo ultimo periodo, chiaramente alla luce del periodo post-coronavirus. Nell'appuntamento del mese precedente eravamo ancora, permettetemi questo termine, immersi proprio nell'emergenza totale, non che adesso non ci sia più, ma si comincia a guardare oltre, cercando di capire anche quali siano stati i punti fondamentali che gli investitori hanno tenuto a mente proprio in questo momento complicato. Allora, io saluto come sempre Sara Silano, Morningstar Italy, che ritrovo anche questo mese. Ciao Sara e bentrovata. Buongiorno a tutti voi. Ecco, Sara, tra poco partiremo, sarà a te il compito di raccontarci che mese è stato quello di maggio. Sicuramente, sicuramente sarà interessante. Come hai detto tu, possiamo parlare di post-coronavirus, possiamo cominciare a parlare dal punto di vista dei mercati, per cui insomma siamo usciti da quella fase buia di cui abbiamo parlato fino alla volta scorsa. Va bene, e io saluto anche per questa puntata, perché non sarai sola tu con me, ma abbiamo Simona Merzagora, Managing Director NN Investment Partners, che per la prima volta è con noi, ma che ci darà sicuramente anche il punto di vista, il suo punto di vista proprio sugli stessi temi. Buongiorno Simona, ben trovata, è un grande piacere averti con Buongiorno a noi. Buongiorno. tutti, grazie per avermi invitato e io mi occuperò più sulla parte sostenibile. Esatto, infatti stavo proprio dicendo, oltre a fare un recap di quello che è accaduto sui mercati in generale, parleremo molto di sostenibilità. Ecco, però non voglio svelarvi niente. Intanto partiamo proprio, se per voi va bene, da Sara Silano, che insomma, ci fornisce un bilancio del mese di maggio che è appena passato con il comportamento dei principali indici azionari. Insomma, che cosa ci hanno riferito gli indici azionari? Maggio è stato un mese positivo sui principali listini azionari globali, in particolare se guardiamo ai rendimenti in euro, che sono poi quelli che interessano gli investitori italiani. Gli indici azionari Morningstar regionali vediamo che hanno messo a segno dei rialzi anche significativi. I principali rialzi sono stati messi a segno soprattutto dal Giappone, più 4,6%, e dall'Eurozona, più 4,5%. Anche l'indice Morningstar Italy ha segnato un rialzo di circa il 3,4%, bene anche gli Stati Uniti. L'indice azionario globale ha registrato un guadagno del 2,9%, quindi lo vediamo probabilmente anche in questo momento nel grafico. L'andamento è stato positivo, però dobbiamo anche dire che da inizio anno gli indici non hanno ancora recuperato del tutto il loro valore. Si sono rialzati, ma c'è ancora un po' di strada da fare. Chi sicuramente ha resistito alla tentazione di vendere con il crollo e ora vede una risalita. Chi l'ha fatto ha accusato purtroppo una perdita. Da questo punto di vista è interessante guardare i dati di raccolta dei fondi azionari. Morningstar ha stimato che a marzo ci siano stati deflussi per 57 miliardi di euro in Europa, mentre ad aprile sono tornati gli acquisti più 21 miliardi, quindi insomma dei movimenti comunque dettati forse dai timori a marzo ci sono stati. Sarà ora interessante chiaramente vedere i dati di maggio disponibili nelle prossime settimane. Sara, resto ancora un istante da te perché aggiungo un'altra considerazione per poi andare da Simona sullo stesso tema. Cominciamo a parlare delle scelte, degli investitori, cioè che cosa gli investitori devono tenere conto di mettere nel loro portafoglio, ovviamente alla luce del fatto che l'emergenza coronavirus, sta un po' evaporando, non è ancora terminata, sicuramente la situazione è cambiata, anche il modo di ragionare sugli investimenti è cambiato, però insomma, emergenza un po' più, leggera. Soprattutto con la ripartenza, quindi con le frontiere che riaprono e tutte le attività che ripartono. Allora, cerchiamo di fare un po' il punto da questo lato. Il tema della globalizzazione è di grande attualità dopo l'epidemia, chiaramente pandemia sarebbe meglio dire, di coronavirus, che ha ridotto gli scambi internazionali, ha portato alla chiusura di confini e così via. Gli investitori, nazioni e fondi azionari devono però tenere in considerazione che le aziende spesso derivano gran parte del loro fatturato all'estero, e questo l'abbiamo visto, no? Nelle difficoltà anche di approvvigionamenti. Uno studio Morningstar su 48 indici nazionali mostra che 31
di essi derivano più di un terzo dei loro ricavi proprio dall'estero. Rispetto a uno studio simile che era stato condotto l'anno scorso, Stati Uniti e Giappone hanno addirittura incrementato la loro quota di giro d'affari proveniente da altri paesi. Ed è interessante anche guardare il dato cinese, la Cina, da cui poi l'epidemia è partita, è un mercato più domestico dal punto di vista delle fonti di fatturato delle aziende che sono quotate in borsa, come tutti chiaramente i grandi paesi emergenti. Le esportazioni sicuramente rappresentano una quota significativa dell'economia, ma in borsa è dominato. Ci sono società importanti che hanno focus sui consumi interni, quindi ecco come ha letto anche questo dato. Però, dall'altro punto di vista, la Cina è una fonte di ricavi per le aziende quotate sugli listini internazionali, soprattutto quelle asiatiche, ma anche, se andiamo a vedere, quelle europee. Ed Certo. è infine interessante notare che gli Stati Uniti derivano più fatturato dalla Cina di quanto non avvenga per opposto, quindi la Cina in America. E quindi anche queste considerazioni sono importanti nel momento in cui si va a investire e scegliere con un controllo di investimento. Ecco Simona, abbiamo iniziato la puntata dicendo che tu ti saresti focalizzata giustamente sulla parte della sostenibilità. E allora la domanda molto semplice, anche che segue un po' il ragionamento che faceva Sara, a livello di strategie, come si sono posizionate quelle legate proprio alle azioni sostenibili? Cioè che cosa avete evidenziato mettendole a confronto anche con altre tipologie? Quello che abbiamo visto è che effettivamente questa, diciamo, è forse la prima crisi che ha portato alla ribalta l'importanza dell'integrazione dei fattori ESG a complemento dell'analisi finanziaria delle aziende. Quindi, per citare una ricerca di Morningstar, vediamo che i fondi azionari ESG, in particolare quelli europei e quelli globali, hanno sovraperformato in termini ovviamente relativi i fondi tradizionali durante le turbolenze di marzo, grazie ad una minore esposizione al settore energetico, alle materie prime e ai trasporti, quindi che hanno contribuito fortemente alle perdite. D'altro canto hanno invece una sovraesposizione sulla parte invece della tecnologia e del care. L'aspetto secondo me interessante è che non è un posizionamento, come dire, tattico o in qualche modo casuale, ma è un approccio, direi, tipico dei fondi sostenibili che vanno alla ricerca di aziende che godono di qualità superiore, con un maggior vantaggio competitivo a livello di prodotto e di processo produttivo, con barriere all'ingresso più alte dei concorrenti, bilanci più solidi e soprattutto, e questo è stato molto importante, minore leva finanziaria e quindi meno sensibile ai periodi di stress finanziario. In tutto questo sono anche meno soggette a controversie e questo è uno dei motivi per cui i portafogli che includono fattori ESG nella propria analisi offrono un profilo di rendimento superiore alla media. Per Ok. poter identificare quali sono le aziende a forte crescita, a nostro avviso bisogna andare oltre il concetto tradizionale dei settori, ma guardare invece la cosiddetta catena del valore. Quindi all'interno del settore, in alcuni casi settori anche interconnessi, bisogna vedere quali sono i driver, quindi sono quelle aree di fortissima crescita. Quindi se noi guardiamo il settore finanziario, ad esempio, è la parte del fintech. Se guardiamo il settore energetico, la parte dell'energia rinnovabile, oppure nella parte automobilistica, tutti i produttori che servono a costituire un motore elettrico. Quindi, per trovare una conclusione, questa secondo noi è una crisi che sta dimostrando l'importanza di integrare l'analisi ESG a completamento di quella finanziaria per identificare modelli di business vincenti e per rendere delle decisioni di investimento più consapevoli e più complete. Ottimo Simona, poi magari ci torniamo anche con altri spunti. Sara, torno da te per fare un punto, un passo in avanti, un passo ulteriore, perché naturalmente siamo entrati a tutti gli effetti nella fase 2, anzi qualcuno la definisce già fase 3, e tutti i governi stanno cercando di gestire questa fase che è possibilmente anche più complicata, in modo diverso rispetto a quella sanitaria, chiaramente però è ancora più complicata perché bisogna mettere insieme diversi aspetti. Gli investitori, quindi rimaniamo sempre sullo sguardo degli investitori, cosa devono guardare in termini di titoli di Stato piuttosto che fondi obbligazionari governativi, cioè in un momento delicato come questo, dove evidentemente tutte le risposte non sono neanche arrivate, cosa devono tenere bene a mente? Gli investitori in titoli di Stato, fondi obbligazionari governativi devono sicuramente continuare a monitorare quella che è la risposta politica alla crisi nei diversi paesi. Questo
e anche come questi paesi si preparano ad eventuali nuove emergenze. Bisogna tenere in considerazione che restrizioni aggressive all'attività economica non sono sostenibili sul lungo periodo e hanno un impatto negativo su chi prende denaro in prestito, inclusi appunto i governi nazionali. Bisogna tenere in considerazione che una seconda esplosione della pandemia rischierebbe di avere ancora effetti più gravi della prima. La maggior parte degli stati di fatto sta cercando di evitare che si creino queste situazioni, ma le strategie differiscono da paese a paese, quindi questo va tenuto in considerazione. Dal punto di vista del credito, diciamo che la principale preoccupazione è come i governi cercheranno di ridurre al massimo gli effetti sull'economia e sui mercati finanziari e le conseguenze politiche e istituzionali di questa situazione. Bisogna anche essere concreti e realisti nel dire che solo il tempo potrà dirci quali stati avranno pagato il prezzo più alto, però è importante, appunto, soprattutto per gli investitori in fondi obbligazionari governativi, in titoli di Stato, monitorare la risposta politica. Ecco, Simona, voi gestite uno dei più grandi fondi green bond al mondo, questo lo possiamo dire tranquillamente, quindi torniamo anche sul tema che abbiamo sottolineato più volte in apertura di trasmissione. Mi piacerebbe capire anche da una prospettiva più ampia qual è la visione che date agli investitori proprio in questa fase post-Covid-19, quindi stessa domanda che ho fatto sostanzialmente a Sara, però a partire proprio da quello che voi offrite. Certo, Covid, soprattutto a marzo, sembrava aver messo in qualche modo in ombra le preoccupazioni ambientali. Di Greta non si era più parlato, per cui a un certo punto ci si chiede: ma queste preoccupazioni esistono ancora o meno? Purtroppo i rischi economici legati al cambiamento climatico continuano ad essere una minaccia altrettanto, se non ancora più seria di Covid. E questo i governi e le aziende non la stanno sottostimando. Per cui vediamo che l'Unione Europea continua a sostenere la transizione verde tramite il Green New Deal e ha messo anche sul piatto 750 miliardi, sono stati appena adesso approvati, e continuano a confermare che la transizione verso un'economia più sostenibile, più verde, continua a rimanere una priorità. E la ricostruzione, quindi come anche quindi questa ripresa dell'economia strutturalmente verrà fatta, passerà sempre di più dalla sostenibilità ambientale. E questo vuol dire il raggiungimento dei target ambientali al 2030 e la neutralità climatica entro il 2050. La notizia, secondo me, interessante di 2 giorni fa è da parte della Banca Centrale Europea, quindi Christine Lagarde. Ha appena comunicato che la Banca Centrale Europea continua e sostiene la lotta ai cambiamenti climatici e la protezione alla biodiversità. E ha anche comunicato che, ha fatto quindi disclosure, che detengono il 20% del mercato dei green bond, che è attualmente pari a 829 miliardi di dollari fino ad aprile. Quindi un mercato che è superiore al mercato dei convertibili e anche delle emissioni di high yield a livello europeo. Per il 2020, quindi dopo un primo trimestre sottotono, c'è stata una forte ripresa ad aprile a maggio per una raccolta in totale di circa 69 miliardi e per questo motivo il Climate Bond Initiative, quindi un po' l'associazione che raduna i maggiori emittenti di green bond, si aspetta delle emissioni per tutto il 2023 e per tutto il 2020 pari a 350 miliardi di dollari. Moody è un pochino più cauta e ha rivisto al ribasso nei giorni scorsi le emissioni a tra i 175 e i 225 miliardi di dollari da una previsione iniziale di 300 miliardi di dollari, però tutto questo conferma che in ogni modo il mercato è estremamente fiorente e in forte crescita. Se inizialmente i green bond furono emessi principalmente per finanziare progetti di energie alternative, quindi i primi emittenti erano stati inizialmente le società utilities, ora la transizione verso un'economia green ha reso questo strumento di grande interesse per diversi settori, quindi vediamo emissioni da quello finanziario a quello edilizio, a quello automobilistico, a quello industriale, e l'anno scorso è stato interessante, abbiamo avuto la prima emissione di green bond da parte di PepsiCo, quindi di una società all'interno dei consumi.
Il motivo per cui questo strumento è estremamente attrattivo è perché le società che generalmente emettono green bond hanno una migliore gestione, sono totalmente trasparenti nella gestione dei proventi, perché devono fornire una reportistica dedicata e vediamo anche che c'è una continua richiesta di questo tipo di strumento. L'Italia è ben rappresentante del benchmark, anzi l'Italia stessa ha confermato l'interesse di emettere il primo green bond entro fine anno, e all'interno del benchmark abbiamo assicurazioni generali, abbiamo Intesa, abbiamo UBI, e nel ERG Ferrovie dello Stato, quindi anche il mondo italiano è un mondo abbastanza variegato. Ecco. Per concludere, a livello di performance, vediamo che le performance del green bond da inizio anno sono state superiori rispetto alle obbligazioni tradizionali, con una sovraperformance di 70 basis points. Perché effettivamente c'è grande richiesta, la qualità degli emittenti è superiore, quindi è un mercato di grande interesse. Ecco Simona, discorso assolutamente esaustivo. Per riassumere, ma proprio in poche parole, prima di passare al prossimo punto che voglio analizzare con Sara, potremmo dire che appunto la nuova prova, una, perché di sfide ne abbiamo tante davanti dopo questo Covid-19, però una è proprio legata all'ambiente, cioè dobbiamo essere in grado di raccoglierla e di cercare di farci trovare pronti sostanzialmente. Assolutamente sì, perché è forse potrebbe essere una sfida superiore a quella di Covid. Figuriamoci, sì. Per alcuni settori dell'economia devastanti. È vero, è vero. Sì, visto che quindi, si parla sempre, certo, assolutamente, si parla sempre, no, soprattutto anche noi nei nostri approfondimenti, di come rilanciare l'economia, però ecco, io lo dico sempre anche a Sara, perché noi affrontiamo spesso questi temi, questi stessi temi vengono lasciati un po' a margine, invece potrebbe rappresentare anzi uno dei focus principali, no? Quindi d'ora in avanti cercheremo magari anche, grazie a te Simona, di rilanciare l'importanza della tematica. Dopo ci torniamo ancora. Allora Sara, parliamo di numeri fondamentalmente. Sono arrivati tante previsioni sul PIL del nostro paese, quelle del primo trimestre, i dati sul PIL sono stati fortemente negativi, non è che è stata una sorpresa, però insomma intorno a questo dobbiamo anche fare una riflessione e bisogna tenere in considerazione diversi aspetti per il futuro. Quali sono a vostro parere? Sì, quello che forse in molte analisi è mancata è un po' lo sguardo sul lungo periodo, che dal punto di vista degli investitori, quindi non stiamo parlando di speculatori o trader, è quello più rilevante anche quando si parla di prodotto interno lordo. Secondo le stime di Morningstar, l'impatto del coronavirus sul PIL nel lungo periodo sarà contenuto, a meno che non intervengano degli altri fattori a peggiorare la situazione. E Morningstar, proprio analizzando le crisi passate dal 29 ad oggi, ha fatto emergere quattro principali fattori chiave che potrebbero peggiorare la situazione. Il primo sono gli errori politici, un non corretto uso di politiche fiscali e monetarie, però dobbiamo dire che da questo punto di vista ci sembra che ci sia in questo momento una buona risposta. Un secondo elemento è una crisi finanziaria conseguente a quella economica, perché questo aggraverebbe ulteriormente la situazione. Un terzo elemento sono questioni economiche strutturali da un punto di vista economia, sistemi economici e strutturalità, e di conforto comunque pensare che in passato, anche durante le più severe crisi come quella del 29 appunto, le economie si sono rialzate nonostante ci siano stati errori di politica fiscale e monetaria. E l'ultimo, ed è questo il tema più delicato sicuramente, sono danni permanenti all'economia. È il tema più delicato perché è stata una crisi molto violenta e molto rapida quella che abbiamo avuto con i lockdown e l'espansione dell'epidemia. Certo. Lo scenario peggiore, secondo gli analisti di Morningstar, è quello di una lunga recessione, perché potrebbe trasformare la perdita momentanea di posti di lavoro in una perdita duratura e in una mancanza di opportunità occupazionali. E questo ci richiama all'importanza del fattore appunto occupazionale
nella ripresa e nella gestione di questa crisi. Ecco, con entrambe adesso voglio parlare di fondi tematici, quindi focus su fondi tematici. Sara, riparto da te proprio perché hai appena terminato un'altra panoramica, poi vado da Simona. Allora, sono molto popolari in questo momento i fondi tematici, questo è innegabile. E secondo uno studio Morningstar, alcuni sono stati particolarmente favoriti in questo periodo. Quali sono? Facciamo con te una panoramica che riguarda proprio le vostre analisi di Morningstar Italy. La pandemia di Covid-19 sembra aver accelerato molti trend, tra cui, beh, lo sappiamo tutti, il lavoro da remoto, anche noi stiamo Già. parlando dalle nostre abitazioni, non siamo ancora tornati nei nostri uffici, gli acquisti online, l'applicazione delle tecnologie alla biologia, alla medicina. Uno studio appunto Morningstar, come citavi tu, sugli ETF tematici rivela che tra i maggiori beneficiari ci sono stati gli strumenti su cloud computing, innovazione tecnologica, sui cosiddetti e-sport, quindi sport elettronici, tra virgolette, o più in generale sui videogame. Sono andati bene anche gli ETF chiaramente sull'innovazione farmaceutica e le biotecnologie. In alcuni ambiti abbiamo registrato andamenti che sono stati decisamente superiori, migliori o addirittura positivi rispetto a quelli dell'azionario globale. È chiaro che la tentazione di approfittare della situazione e di cavalcare questi trend in questo momento è forte, ma è bene non dimenticare che appunto quando parliamo di fondi tematici parliamo di trend, quindi di trend che si sviluppano sul lungo periodo, su anni, non su mesi. Quindi noi riteniamo che se si è molto bravi si possono usare come strumenti tematici, ma i maggiori benefici si hanno nel momento in cui si inseriscono in un portafoglio in un'ottica di diversificazione e quindi traendone vantaggio dal punto di vista del profilo di rischio-rendimento unico che hanno dimostrato anche in questa fase. Ottimo, allora Simona, voi gestite fondi tematici, quindi come detto parliamo anche con te di questo, legati ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. La vostra visione in questo ambito, ecco, parti da dove vuoi, però mi piacerebbe avere una visione abbastanza completa su questo da parte tua. Ma io mi trovo totalmente d'accordo con Sara, anzi cito un'altra ricerca sempre di Morningstar, molto interessante, che era uscita intorno a febbraio, nella quale si evidenzia che nonostante ci sia un grandissimo interesse da parte degli investitori verso i fondi tematici ormai dall'anno 2000, tuttavia il tasso di mortalità di questi fondi è molto elevato, pari a circa un 50%, più o meno a seconda dei vari periodi che uno prende in considerazione. E che è abbastanza preoccupante perché per un investitore vuol dire andare a cercare un fondo che sulla performance, l'indice globale, l'MSCI World, e la ricerca Morningstar evidenzia che uno su quattro non riesce a farlo, solamente uno su quattro riesce a farlo, ma anche quello di trovare un fondo che possa sopravvivere nel tempo. E quindi Sì. la mia visione, quindi va anche nella direzione di Morningstar, è che molti fondi tematici vogliono in qualche modo cavalcare la moda del momento. E una volta che il cosiddetto momentum si è esaurito, un nuovo tema torna alla ribalta. E Certo. a mio questo tipo di scelta gestionale e commerciale incoraggia certamente un comportamento tattico per scommesse di breve termine, con il rischio poi di non azzeccare un timing perfetto. Ok. Questo è il motivo per cui invece, a nostro avviso, i fondi tematici devono riflettere e beneficiare di trend strutturali, come diceva adesso Sara, in un'ottica di diversificazione grazie alle loro caratteristiche distintive. E proprio per questo motivo, nel nostro caso, quindi nell'Investment Partners, ha identificato gli obiettivi di sviluppo sostenibile come la strada per definire la propria strategia tematica e ad impatto, e identificare quindi quali sono le aziende che meglio sono in grado di affrontare e massimizzare le sfide economiche, sociali e climatiche e mostrare resilienza in momenti di difficoltà come di questi, no? Certo, Quando certo. obiettivi di sviluppo sostenibile, stiamo parlando di un'opportunità di diversi triliardi di dollari che guidano ormai da diversi anni le scelte politiche, fiscali e anche normative dei governi. E proprio perché stiamo parlando di un valore estremamente importante a livello di opportunità, le aziende hanno un chiaro incentivo ad innovare e a crescere, quindi incorporando questi obiettivi nella strategia aziendale, sia a livello di prodotto e servizio offerto, sia a livello produttivo.
Quindi il nostro, la conclusione è, per noi, a nostro avviso, agganciare i fondi tematici agli obiettivi di sviluppo sostenibile, stiamo parlando quindi di 17 obiettivi per 169 temi, quindi un universo veramente molto ampio, vuol dire investire in trend di crescita di lungo periodo che riflettono le sfide presenti e future. Quindi gli SDG non sono una moda, ma sono una soluzione concreta a problemi reali, a prova di futuro, e che effettivamente l'effetto coronavirus sta solamente accelerando. Ecco, Simona, resto da te a questo punto per una domanda che poi, insomma, concluderà questo spazio, ma che può fare veramente da chiusa rispetto anche a tutte le cose che abbiamo detto. E poi vado da Sara. In che modo il coronavirus ha impattato sugli investimenti sostenibili? Do una risposta abbastanza, come dire, alta. Secondo me l'aspetto più interessante dell'effetto coronavirus è che ha effettivamente messo a nudo i limiti di quello che viene chiamato lo shareholder capitalism, quindi un capitalismo focalizzato sul ritorno degli azionisti, e invece a favore dei benefici di uno stakeholder capitalismo, quindi un modello di business che incorpora gli interessi di tutte le parti sociali, dai lavoratori, ai fornitori, ai clienti, alla società nella sua interezza. Quindi se vediamo che gli effetti del coronavirus sono stati abbastanza uniformi per tutti i settori, e le aziende hanno dovuto effettivamente prendere delle misure estremamente drastiche, vediamo dei risultati molto diversi tra coloro che hanno focalizzato la propria strategia sul breve termine, principalmente nell'interesse degli azionisti, contro coloro che invece hanno abbracciato un modello di lungo periodo e hanno costruito nel tempo un rapporto molto più solido con la società nel suo insieme. Per sì. essere ancora più precisi, nel primo caso vediamo che coloro che hanno utilizzato i profitti degli scorsi anni per programmi di share buyback o di distribuzione di dividendi sono quelle che all'arrivo del coronavirus si sono trovati senza investimenti e senza riserve strategiche, quindi sono state quelle che hanno dovuto chiedere aiuti statali per ovviamente continuare a resistere, e sono stati quindi in balia delle decisioni dei governi che hanno fatto tagliare i dividendi, quindi hanno reso le relazioni con gli azionisti molto più complesse. Nel secondo caso, e il caso eclatante che mi viene in mente adesso, è quello delle compagnie aeree americane, che hanno bruciato circa il 97% del loro cash flow in programmi di share buyback negli ultimi 10 anni. Le società invece che hanno investito i propri profitti nella trasformazione digitale, nel talento dei propri dipendenti, nella ricerca e nello sviluppo, sono quelle che sono riuscite a reagire con maggiore agilità a fronte di questa crisi. Quindi è un modello di business molto più robusto, e le relazioni col pubblico e lo Stato sono molto più strette. E queste sono le società dove gli investitori sostenibili si stanno concentrando e stanno portando risultati. Ok. E dove stanno guardando, insomma, in questo momento? È proprio il focus principale. Ottimo. Chiarissimo. Sara, stessa domanda anche per te. Sì, molto velocemente, perché mi trovo veramente allineata con quello che è stato detto finora da Simona. In effetti questa pandemia ha accelerato, sono d'accordo, un cambiamento nel capitalismo, e anche aggiungerei a quello che è stato detto che in effetti i fondi sostenibili hanno mostrato resilienza durante la fase del sell-off, quindi di queste vendite diffuse. Non dimentichiamo che i fondi hanno avuto una raccolta migliore rispetto all'universo dei fondi tradizionale, tanto in Europa quanto nel resto del mondo, e la ragione principale è anche che tendono a investire in aziende di miglior qualità, come veniva detto prima, quindi con una maggiore interesse, maggiore attenzione sulle parti interessate, che non sono solo gli azionisti ma sono anche i lavoratori, i fornitori e le comunità locali. E l'altro aspetto è quello del aver fatto emergere l'importanza anche della S dell'acronimo ESG, perché sull'ambiente si è detto molto l'anno scorso anche con grazie a Greta Thunberg, tutti i movimenti anche dei ragazzi, ma sulla S è una parte fondamentale di quell'acronimo, e quindi fattori sociali, ad esempio la sicurezza sul lavoro, i benefici dal punto di vista sanitario dei lavoratori, sono tutti temi che ora sono emersi in tutta la loro evidenza. Certo, è vero, quindi insomma a entrambe in conclusione ci aspettiamo che
Almeno è anche di buon auspicio che nei mesi a venire si parlerà sempre di più di questi temi. Con Sara l'abbiamo detto tante volte, diciamo che non ci voleva proprio il coronavirus con tutto quello che ha portato a ricordarcelo, però se da delle emergenze poi si possono trarre opportunità, ben venga, giusto? Possiamo dire questo? Assolutamente sì. Sicuramente. Va bene, va bene. Allora io saluto e ringrazio Sara Silano, Morningstar Italy. Ci ritroviamo il mese prossimo con Market Star. E naturalmente grazie per il prezioso contributo anche a Simona Merzagora, Managing Director di NN Investment Partners, insomma, per essersi anche allineata con gli studi Morningstar e per averci dato la view ulteriore vostra. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a entrambe. Appuntamento con Market Star, come sapete, torna il prossimo mese per il prossimo bilancio, pubblicità e torniamo con altre analisi.